Giocare per questa società per me è stato bellissimo fin dal primo giorno. Mi sono sentita veramente parte, sarà banale dirlo, ma parte di una famiglia qua ad Alpo. Siamo davvero tutte trattate benissimo, come, proprio come delle figlie da loro. Ed è una cosa che poi dopo si trasmette in campo, perché si vede, ci vogliamo tutte bene fuori, dentro al parquet, quindi è una cosa che sicuramente è la prima cosa che metto quando penso ad Alpo. Fin quando sono arrivata ho trovato sicuramente una grande famiglia, ma soprattutto una serenità nel fare le cose e puro divertimento. Quello che cercavo era quello che già mi era stato detto che sarebbe stato così, e è bello venire ad allenamento, ridere, scherzare e allo stesso tempo lavorare comunque duro. Il progetto Alpo Qui nasce quasi per caso 25 anni fa per far giocare delle ragazze. Anno dopo anno abbiamo avuto questa voglia di continuare a crescere, e da lì, passo dopo passo, senza mai comunque sognare niente, siamo arrivati dove siamo arrivati. Affrontiamo il primo anno di A1 con tantissimo entusiasmo. Siamo ripartite subito da dove avevamo lasciato l'anno scorso, con la vittoria proprio in questo palazzetto. Quindi sicuramente c'è pressione, ci sono aspettative, vogliamo fare di tutto per mantenere la categoria, ma la cosa più bella è che ce lo stiamo vivendo senza paure, con grandissimo entusiasmo. La mia voglia è quella di portare un po' quella che è l'esperienza che magari ho già avuto nella massima serie, e aiutare magari le ragazze che la stanno affrontando per la prima volta quest'anno. Io per primo, è la prima volta che affronto un campionato di questo livello, di questa importanza. La squadra, alcune l'hanno già fatta, però quest'anno possono giocarla realmente da protagonista con minuti in campo. E quindi è realmente qualcosa di entusiasmante poterlo affrontare. A questa stagione chiedo di divertirci, di sfruttare questa occasione, perché è un bellissimo palcoscenico che ci siamo guadagnati, quindi di vivercelo senza paure, senza nessun timore, ma di godercelo, perché ce lo meritiamo. Una nostra caratteristica sicuramente deve essere mettere tanta energia, correre, perché magari contro squadre anche sicuramente più fisiche siamo un po' meno efficaci a metà campo, quindi è importante essere dinamiche e correre in contropiede, pressare la palla, insomma, forse arrivarci più con la voglia a volte che con magari qualche lacuna tecnica che si può avere rispetto a squadre con un'altra impronta, ecco. Per farmi mai albergo, questa squadra dovrebbe giocare con lo spirito che ha giocato la prima partita di campionato. Ripetiamo queste partite con questo entusiasmo a partire dalle prossime, e quindi sicuramente con questo spirito, pur negli errori, pur nelle sconfitte, pur nelle vittorie che arriveranno, sarò contento.